con qualche minuto di ritardo ci scusiamo. Rispetto, però vi devo dire una cosa, questa dei comuni all'interno dei quali abbiamo fatto il percorso di presentazione del piano di azione locale del GALSE è sicuramente la platea più nutrita, forse la sommatoria di tutte le platee dei comuni finora incontrati. Quindi questo ci fa capire che probabilmente a Mola c'è molto interesse, ci sono molte aspettative. Adesso spiegheremo quali sono le strategie, quali saranno i bandi, quali saranno le attività che questo GAL farà nel corso di questa programmazione leader che si chiama 2014-2023-2020, ma in realtà sarà 2018-2023 per dei ritardi più che fisiologici della Regione Puglia. Prima di iniziare credo che sia doveroso passare la parola per un saluto a Nini Mariano, per il presidente di questo bel sodalizio che ci ospita, e poi a Scorrere, presidente. Grazie. Innanzitutto, a nome del direttivo della Lega Navale e di tutti i soci, devo dire a tutti quanti voi benvenuti. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitare questa presentazione del piano d'azione locale, a cura quindi del GAL, ci ha detto tutto il nostro moderatore Nicola Mangialardi, e solo per ringraziare per aver scelto la nostra sede per questa presentazione. Quindi io ringrazio il sindaco che è qui al tavolo, presento gli altri presenti al tavolo, gli altri soggetti presenti al tavolo, c'è alla mia sinistra Angela Anemolo, funzionario regionale che segue la misura, ci parlerà della misura. Ovviamente avete sentito già il nostro moderatore Nicola Mangialardi, poi c'è Angelo Cirone, il direttore del GAL e il presidente del GAL, che Pasquale, solo per tirarti un po' le orecchie perché sei arrivato in ritardo, Pasquale Reddavi, l'ho fatto per tutti ovviamente. Quindi io vi ringrazio di essere venuti e non vado ulteriormente oltre e do immediatamente la parola al sindaco per il suo saluto, poi passiamo immediatamente al moderatore che gestisce la serata. Grazie. Grazie Nini, buonasera a tutti. Da neo sindaco di questa città non posso che accogliere con favore questa folta partecipazione, vuol dire che in città c'è fermento, c'è aspettativa, c'è attesa rispetto a tante tematiche, e quella del gruppo di azione locale sud-est barese è sicuramente una di queste. È in un certo senso una nuova amministrazione che insomma, raccoglie il testimone dopo un periodo di commissariamento, in un certo senso nella sfortuna, tra virgolette, dei ritardi che ci sono stati per la partenza del piano di azione locale. Senza dubbio abbiamo d'altro canto la fortuna di accompagnare sin dall'inizio questo nuovo percorso. Dicevo che c'è molta aspettativa, io personalmente ho seguito la nascita di questo GAL tanti anni fa in altre vesti, e nel corso degli anni ho potuto sicuramente notare la professionalità e la bravura con cui sono state gestite tutte le azioni presenti nel precedente piano di azione locale, e alcune di queste azioni ne hanno beneficiato in particolar modo le imprese agricole e anche le amministrazioni comunali, che hanno potuto realizzare determinate opere grazie ai fondi del GAL. Però dobbiamo darci una prospettiva futura, siamo qui per questo. Io, oltre che a portare il saluto istituzionale, voglio subito lasciare la parola a coloro i quali ci illustreranno tutte le misure previste, misure che prevedono il coinvolgimento dell'amministrazione comunale, e su questo naturalmente siamo in prima linea nel far sì che possano essere raccolte tutte le opportunità che il GAL ci offrirà nei prossimi anni. Ma allo stesso tempo il ruolo dell'amministrazione comunale credo che debba essere anche quello di facilitatore, di intermediario fra la struttura tecnica del GAL e tutto il mondo produttivo, in particolar modo dell'agricoltura e, per questo piano di azione locale, anche della pesca, perché voglio solo ricordare che il GAL ha inglobato quello che era una volta il gruppo di azione costiera, quindi troviamo all'interno del PAL anche misure che riguardano la pesca.
su questo alcune misure riguardano direttamente le amministrazioni comunali. Noi per tante vicissitudini purtroppo siamo stati definanziati da un finanziamento del GAC che riguardava l'illuminazione del porto e, diciamo, il rifacimento del prospetto del mercato ittico. C'è un'azione che c'è una misura che riguarda, diciamo, l'infrastrutturazione dei mercati ittici e senza dubbio abbiamo già un progetto esecutivo che naturalmente dobbiamo rivedere, dobbiamo rivalutare per, affinché possa essere candidato e possa essere finanziato. Diciamo, in questa situazione ci troviamo noi e il comune di Polignano, sono i due comuni costieri che saranno beneficiari delle azioni che riguardano, diciamo, l'ex GAC. Ma appunto, tornando a quello che stavo dicendo prima, anche il ruolo di facilitatore nei confronti dell'impresa, e questo è molto importante, ritengo sia assolutamente fondamentale per risollevare un tessuto socio-economico del paese che ha la necessità di risollevarsi. E quindi su questo canto senza dubbio l'amministrazione farà la sua parte, anche dal punto di vista logistico. Ne parlavamo col presidente e col direttore Gall, viene ospitato a Mola, Mola è il comune capofila, deve continuare ad essere ospitato a Mola e stiamo già dialogando su quella che possa essere la nuova sede del Gall affinché possa avere gli spazi e la logistica necessaria per far bene ottimamente il proprio lavoro. E non solo, noi crediamo fortemente alla necessità di integrare determinate azioni, di integrare determinate misure. Da anni si parla di aggregazione, da anni si parla della necessità di fare rete, dobbiamo agire su queste assolutamente rete. Molti comuni del GAL, alcuni comuni del GAL sono nostri, diciamo, colleghi anche in altre strutture di rete, possiamo chiamarle così, faccio ad esempio riferimento al SAC, al Sistema Ambientale e Culturale, che con alcune che si occupa di turismo e cultura, che vedrà nei prossimi giorni l'attivazione di un servizio importante come l'Ecometro, e quindi se parliamo di percorsi turistico e culturali senza dubbio troviamo integrazione con una delle azioni previste dal GAL che sarà potenziata come quella della rete naturalmente, e quindi la necessità di integrare, la necessità di lavorare assieme. Su questo naturalmente rinnovo la mia disponibilità, rinnovo la disponibilità dell'amministrazione, rinnovo la disponibilità anche della struttura tecnica del comune affinché davvero questi anni di lavoro che ci attendono siano anni proficui per lo sviluppo del nostro territorio. Io ringrazio voi per la presenza e naturalmente cedo la parola al moderatore. Grazie a tutti. Bene, grazie Sindaco, in effetti si sconta un ritardo di 2 anni e mezzo che solo a pensare, diciamo, quali sono stati i motivi e le vicissitudini verrebbe il mal di testa. Tra l'altro una programmazione che in generale sconta anche una decurtazione di fondi, si è passato da un totale di 300 milioni di euro che aveva il PSR 2007-2013 ad una dotazione di 150 milioni di euro più 12 per il FEAMP, perché la Regione Puglia e la Regione Plurifondo ha deciso, e tra l'altro Startup in Italia ha deciso di unire la promozione dei fondi della ruralità, di questo si trattava nella scorsa programmazione come core business del GAL, con quelli del GAC, quindi della promozione marittima e costiera. Questi fondi sono passati da 300 milioni a 162 milioni, è pur vero, poi ce lo spiegherà nello specifico Cirone, che in questa programmazione rispetto alla precedente al GAL non compete più il finanziamento strutturale di opere ricettive. Il GAL in questa programmazione non finanzierà più agriturismi, ammodernamenti, avviamenti, potenziamenti di agriturismo, ma avrà una parte strutturale che è ben identificata, che tra l'altro riguarda proprio le pubbliche amministrazioni, e in più il tutto sarà legato alla promozione. Ovviamente questo sconta la possibilità di dover fare anche delle decurtazioni sul personale che lavorerà nel gruppo di azione locale, perché per normativa europea le spese di gestione sono in proporzione rispetto a quello che è il finanziamento. Un finanziamento che per quello che riguarda il GALSEB è abbastanza cospicuo, perché il GALSEB, adesso Cirone ci spiegherà come sono stati finanziati questi 7 milioni e passa,
che il GALSE gestirà per la promozione di questo territorio che passa da 6 a 9 comuni, perché è entrata a far parte Mola, lo accennava il sindaco, e quindi si potenzia l'area FEAMP. In più sono entrati il comune di Adelphi e il comune di Bitritto, dal disciolto dal Concabarese. Ora, solo per il FEAMP, il GAL sud-est barese gestirà 1.050.000 euro. Questi sono soldi che utilizzeranno essenzialmente, esclusivamente, il comune di Mol e il comune di Polignano, ai quali si andranno ad aggiungere quella quota a parte di 6 milioni di euro di dotazione del GAL che riguardano comunque la promozione rurale. Quindi diciamo un'opportunità importante da cogliere. Scontiamo un'altra pecca: in questa programmazione avremo poco o quasi niente da promuovere all'estero. Nella scorsa programmazione c'erano 17 progetti di cooperazione, che erano regionali, transregionali e transnazionali, perché c'erano 15 milioni di euro. In questa programmazione abbiamo appena 1.300.000 euro, e quindi da quello bisognerà organizzare una promozione di cooperazione, probabilmente pensando di aggredire altri fondi, pensando di aggredire altre possibilità che ci possa far promuovere il nostro territorio all'estero. Dicevo questo perché la dottoressa Nemo è responsabile per quanto riguarda la misura 19, cioè quella che finanzia i gruppi di azione locale, quella che si chiama comunemente misura leader, oltre che della gestione. Tra l'altro probabilmente ci darà una notizia che farà felice il GAL, e poi ce lo dirà lei. Si occupa di cooperazione. Tra le altre cose si sta lavorando alla possibilità, perché c'è un grosso problema tra l'altro che abbiamo alle spalle, che è quello di dover rendicontare il 22% della spesa per quanto riguarda il FEAMP entro il 31/12. Cioè vuol dire che il 22% di 1.050.000 euro, 20.000 euro precisamente, mi corregge il direttore Cironi, devono essere spesi e rendicontati al 31/12. Se voi immaginate che stiamo ormai ad agosto, la cosa diventa, sindaco, davvero molto molto preoccupante, perché se non lo si fa si va verso quello che tecnicamente si chiama il disimpegno della spesa, cioè si rimandano i soldi indietro, cosa che sarebbe davvero una catastrofe. Quindi anche lì la dottoressa Nemolo ci probabilmente darà qualche anticipazione, siccome si sta pensando di risolvere il problema. Prego. Buonasera a tutti, sono Angela Nemolo, funzionario qui in Regione Puglia. Seguo in particolare due sottomisure che riguarda una spese di gestione della struttura TAVA, quindi seguo direttamente il sostegno che è necessario per la struttura operativa del GAL per poter fare veramente promozione sul territorio e quindi animazione dei bandi che poi saranno predisposti dal GAL. Io sento spesso parlare di ritardi, io spero e credo che il ritardo, forse in parte se i danni creati dal ritardo, in parte si stanno attenuando, perché la struttura regionale ha completa disposizione dei GAL che attualmente sono impegnati nella fase di predisposizione dei bandi, perché questa programmazione, oltre che dai ritardi, è stata caratterizzata da altri problemi legati proprio alla parte tecnica, che è legata alla implementazione delle misure, ai rapporti con il nostro organismo pagatore che è AGEA, che quotidianamente deve essere messo a corrente di tutto quello che viene fatto per la predisposizione dei bandi. C'è una procedura informatica di cui non vi tenterò perché è abbastanza complicata e complessa, però che purtroppo ha delle ripercussioni notevoli sul ritardo. Non voglio giustificarmi, però questo ha determinato ancora ulteriori ritardi. Ripeto, stiamo lavorando per questo, perché una struttura tecnica abbiamo anche a disposizione dei GAL che sono impegnati ogni giorno e si interfacciano con la struttura regionale per poter predisporre i bandi. Quindi stiamo andando avanti e quindi per risolvere i problemi legati alla predisposizione di tutto quello che è l'apparato dei bandi che sarà messo a disposizione dei soggetti potenziali beneficiari. La notizia che credo faccia parte e quindi riporterà il buon umore al direttore della struttura GAL è che sarà GAL SERP, è uno dei primi bandi che ha ricevuto il decreto di concessione per la 19.4, che è appunto spese di gestione, e nel giro di qualche giorno riceverà materialmente il finanziamento e l'erogazione dell'anticipo che GAL ha richiesto alla Regione Puglia per le spese di gestione. E questa è una notizia importantissima, perché
chiaramente va a premiare tutto il personale che fino ad ora ha lavorato in me con tanta determinazione pur non avendo alcun compenso. Questo davvero è notevole e va sicuramente va dato atto, e quindi credo che finalmente abbiamo la possibilità di riconoscere tutto lo sforzo, tutto il lavoro che è stato compiuto da tutto il personale GAL, dal direttore in poi. Quindi questo è molto importante, quindi io mi sono impegnata moltissimo soprattutto perché volevo finalmente premiare tutto il personale per quello che è possibile ovviamente nei limiti. Ora, la 19.4 riguarda appunto, abbiamo detto, tutta la rendicontazione, tutto il sostegno che è legata proprio alla gestione vera e effettiva del CAR, quindi rappresenta proprio l'anima della struttura CAR, e riguarda soprattutto l'aspetto legato alla promozione del territorio, quindi molto importante perché rappresenta quel veicolo finanziario che poi serve per il CAR per portare conoscenza sul territorio di tutti quelli che sono gli interventi che sono attuati dal GAL. Il GAL poi contribuirà, il GAL SEB, data la dotazione finanziaria complessa legata al fondo FEAMP, sarà uno di quei GAL che sarà importante poi per poter determinare i risultati che porterà la regione come plurifondo, quindi perché la regione Puglia, spero, diventerà e sarà uno degli elementi che rappresenterà il best practice alla Commissione Europea, perché è l'unica regione d'Italia che ha avuto questo coraggio, e quindi speriamo di poter contribuire a che davvero diventi una regione di rappresentanze di chi ha creduto, insomma, nella scelta che ha fatto. L'altra sottomisura che seguo è quella che riguarda la cooperazione. È vero, c'è un'esiguità di risorse, purtroppo dobbiamo soffrire di questa penalizzazione di risorse, però stiamo cercando la possibilità di creare sicuramente sinergie tra i vari GAL in modo da portare avanti un progetto magari forse unico che sia coerente con gli interventi inseriti nei PAN e che sia in comune a tutti gli altri GAL, cercando anche la possibilità di creare eventualmente altri strumenti finanziari a sostegno che davvero riescano a dare un sostegno finanziario per la cooperazione, perché è fondamentale, oltre a quella internazionale, poi puntiamo molto a quella transnazionale, perché dobbiamo guardare oltre i confini, perché siamo una regione che ha la necessità e anche tutte le capacità, tutte le risorse per poter guardare oltre. Quindi io credo molto nel lavoro che stiamo facendo con tutti i soggetti locali. Grazie. Dalla parte tecnica amministrativa della regione Puglia, poi ricorsi a parte e scelte politiche, speriamo di riuscire davvero a rendicontarle, voglio dire, e a raggiungere quei livelli che si chiamano best practice, buone pratiche. Il GAL, se dicevo prima, è un GAL che ha partecipato a due bandi, perché tutta la vicissitudine è un po' lunga e non ve la racconto. La regione aveva aperto il primo bando, di 25 GAL se ne erano qualificati solamente 3, uno dei 3 era il GAL 6. Questa cosa aveva creato un terremoto, diciamo, politico-sociale, delle tensioni, no? E dovute intervenire fino anche ANCI. La regione Puglia poi ha dovuto fare, diciamo, una scelta, ha fatto una scelta, non so quanto giusta e quanto oculata, di cercare di accontentare tutto il territorio. Immaginate che anche il territorio di Modugno, per dire che è zona industriale, è stata eletta come territorio, reso elegibile come territorio beneficiario di fondi della ruralità, quindi in un'ottica di molto populista, diciamo. Anche allora, quindi, dicevano, al primo bando il GAL SEB era arrivato fra i primi 3. Nel secondo il GAL SEB si è classificato tra i primi in termini di dotazione finanziaria, perché voi pensate che il 60% dei GAL, adesso sono 23, hanno ottenuto un finanziamento che per i prossimi 6 anni è di 4 milioni di euro. Il più grande, il GAL, diciamo, che ha ottenuto con il FEASR il finanziamento maggiore, è il GAL dei Monti Dalmi, tra l'altro all'interna, veramente GAL che meritava per assetto territoriale il massimo del finanziamento, con 30 comuni ha ottenuto 10 milioni di euro. Nel Salento il GAL più grande è il numero di comuni della regione Puglia, che è il GAL Porta Levante, 43 comuni, 9 milioni di euro. Quindi la dotazione che il GAL SEB gestirà con i suoi 7 milioni di euro nell'ambito del plurifondo, 1 milione FEAMP e 6 milioni di FEAS per i 9 comuni, è davvero davvero molto importante. Ma a questo si sta lavorando in regione anche
e il presidente De Davide ha partecipato nell'ambito della conferenza dei presidenti dei GAL alla possibilità di stilare una legge regionale che dia ai GAL la possibilità di lavorare, tecnicamente si direbbe extra leader, cioè extra fondi PSR, di lavorare come una vera e propria agenzia di sviluppo per il territorio, ponendosi anche come struttura di supporto per le amministrazioni locali e per il territorio. Non è un caso che il GALSEB, tra le altre cose, ha lavorato a Pressur per qualche comune del suo ambito, ma non solo a quello, ha progetti di rigenerazione urbana, insomma ha progetti che possano dare la possibilità ai comuni e ai territori di crescere con un ausilio tecnico e con una visione che porta una continuità di programmazione, come diceva il sindaco. E Davide. Grazie mille, buonasera a tutti voi, porto il saluto dell'intero consiglio di amministrazione del GAL. La vostra presenza in quantità numerica sicuramente mi fa osservare l'importanza che ha il GAL per Mora. Non so se tutti quanti voi sapete, ma il nostro GAL è nato per volontà di Mora, in realtà, dei vecchi amministratori di Mora, che con grosso impegno coinvolsero altri comuni quasi 10 anni fa e misero su questa bellissima realtà. Oggi Mora si ritrova non solo ad avere la sede del GAL, come giustamente ha detto il sindaco, ma si ritrova anche ad avere un doppio finanziamento, quindi per quanto riguarda sia il finanziamento per il mare, la costa e sia per quanto riguarda l'attività rurale. Il nostro GAL ha lavorato, spero bene, nella scorsa programmazione, eravamo solo in 6 comuni, oggi ci siamo allargati, abbiamo preso un altro comune molto importante che è Polignano, ovviamente, che sicuramente